Buongiorno, eri guide. Buongiorno, buongiorno. Ciao. Nel lettone volevi stare, amore? Non eri qui nel lettone? Oh, nel lettone? Brigantone mio, amore. L'aprimo le finestre. L'aprimo le finestre. Amore, Cicettino, buongiorno. Voglio cambiare tutto il letto, metto, levo il telo quello lì vecchio e metto uno nuovo di questi di spugna, che è un coprimaterasso e abbiamo gli scaldasonni noi nel letto. Ce n'ho due, uno va e uno viene, così almeno il letto è sempre pulito. Una volta a settimana lo cambio e è sempre pulito, insomma, fresco. Anche il telo sotto mi piace, anche se c'è il lenzuolo sopra, però mi piace cambiarlo, che sia pulito, insomma, ecco, di dormire, la sensazione di dormire in un letto profumato, tutto pulito, mi piace, ecco. La pulite, ah, mi piace tantissimo. C'è un profumino in camera. Sta sotto coperta, sono 32 anni da quando mi sono sposata e ce l'ho. La lavo un paio di volte all'anno, e specialmente quando è estate. Ecco qua, il letto è pulito. Ora ci metto sopra il piumone perché qui da noi, anche se c'è una bella giornata di sole, vedete, sempre freddo, quindi ci vuole, ecco qua, piumone e tutto pronto. Vai, il letto è tutto pronto. Ora sì che è a posto. Eccoci qua, ragazze, finalmente ci si vede. Ho fatto un trucchettino stamani, guardate, proprio un po' troppo pesante, però vabbè, tanto bello, vero? Ho usato la palette, quella Freak Show, insomma, quella lì nuova della Sindina, quella lì del circo, per intenderci, ecco, mi piaceva tanto. Sono un po' tutta intasata, vabbè. Poi ho messo questa giacchettina che vi dicevo nell'altro video di OVS, che con lo sconto che avevo del 20% sono andata a pagarla 7,90 euro, mi sembra. E questa è la magliettina che vi dicevo sempre di OVS, quelle lì che costano pochino, 5 euro e rotti, insomma, quanto costano. Vabbè, questa collanina l'ha presa a Firenze quando andammo, che Chicca aveva l'incontro di Verrocher, e io andai a girare un pochino per la città. E poi sotto ho messo questi pantaloncini, che sono pantaloni normali, neri, ecco, per stare, sta comoda. Allora, ieri la mia amica, lei è infermiera, mi ha fatto una fasciatura allo zinco nel braccio, stanotte, insomma, nel dito, perché sfiamma, capito? Stanotte quando mi sono svegliata alle 3 avevo una mano, avete presente quando gonfiate un guanto? Ecco, in quel modo. E che peccato, mi è toccato levarla perché ora stamani l'hanno messa, mi fa gli impacchi con lo zenzero, con la polvere dello zenzero, perché è sfiammante, per vedere un pochino se mi passa. È un po' gonfio qui. Ora, se lo vedete a confronto di quest'altra mano, e mi fa male da morire. Vabbè. Dettagli, ragazze, dettagli. Fasciolino, bella giornata, però il cielo si è tutto ragnatelato. Lo vedete? Si è tutto ragnatelato il cielo, come dico io. Mannaggia. Con le scarpine, da lì a qua. ciccia, perché c'è la para sotto, La para si dovrebbe scivolare. sai, quella è La para, è para proprio è quella morbida. appiccicosa, sembra una peruviana la mia figliola, una sfollata come la chiamo io, con questa cosa, con questa mantella. Bellina te.
Io non mi garbano ste mantelle fatte così. Ciao Giovanni, buongiorno, butta un bacino alle tate. Ciao tate, digli, ciao amore. Ci è arrivati, eccoci arrivati, così arrivati. Lady, ciao Lady, ciao Lady, c'eri anche te amore. Ciao Pulcino, ciao Pulcino. Vieni. Una settimana, un'altra, come cambia la natura. Guardate, tutto fiorito, una nuvolina. E anche qui guardate quanti, tutte nuvoline di fiorellini. Che belli. Da una settimana all'altra, basta esca un pochino di sole, subito la natura si risveglia, ecco. Senti come si sta bene al sole. Ecco la simietta, i fiorellini. Lady, e te eri lì? Eri lì al sole, sole. Ciccia. Amore, è giù al sole, vedi? Nene? Lo vedete? Nene? Dove va ora? Dove vai? Ha visto qualche topo? Sta puzzona. Nene? Sì. Come le signorine, eh? La Lady? C'è il fiorellino come le signore? Lina. Il fiorellino come le signorine? Proprio il sole era freschino, eh. Dani, col fiorellino. Vedi, col fiorellino. Col fiorellino. La signorina lei. Ah, si è cavata qua. Uno. Perché tutti i biglietti vogliono le scarpe grosse? Non lo so. No, tutti, Vai. Giù. L'altro. Non ci fanno la cipolla. Fatti vedere da nonna Mimì bellina la giacchina. No. Sta mangiando la cipolla. Cava tutta la rubina di nonna, vero? Vediamo un po' che c'è di buono. Spinacini, gnammi gnammi, insalatina, cipolline, tante cosine, buone, vongole, guardate che bene. Questo e quello lì sono 46 euro di piccine, invece metti allo scoglio, guardate che belli. E sette par preciso, un per sesto mi è bastato. Poi ora ci sarà. Aspetta, fa piano, però ci saranno anche i miei, modo mi sembrava. No, babbo ora deve mangiare, dopo giochiamo. Vieni con la nonna ora. Il collo se mai si mangia insieme. È nato da mia mamma. Allora se devo stare al collo io con là. Aspetta. Chi è che viene? Un bacino, vieni un bacino nella bua. Giro, giro, tondo. Vieni. Dopo ne prendi un'altra. Perché di solito c'ha sempre uno di vetro. Ha ragione, guarda, ci ho pensato. Te pensi che... Salata. Non è perché te l'ho detto. Gnam gnam, buono il peciolino, vero? Questo è di nonna. E peciolino, mangia la fede. Via, che pizzi, caporina. Che schifo, visto come ha fatto? Via, Virginia. Amore, il prosciutto, la pizza. Guarda, amore. Anche il sale del prosciutto lo fa. No, il prosciutto il pane no. È la pizza, l'unico. È la pizza al tonno. È l'impasto della pizza. Insomma, mozzarella, torta di mele, mozzarella. Se mozzarella, macedonia. Ti levate il bicchiere del vino e mi piace. No, mozzarella, ho detto, macedonia. Ho pensato era mozzarella. E torta di mele, mio. Bella. Senti mamma, che c'ha? No, guarda, c'è la fragola. Dai, dammi, te la fragola. Massaggia la cazzo, ma
Senti, ma senti, dammi di più. Emily dorme, lallo mamma, Emily mamma, lallo mamma. Volevo andare a fumare una sigaretta. Che è scemi più scemi, Dani? Il gruppo che c'è un'altra. Stava a sentire che era scemi più scemi io. Mamma, che male. Allora, un cicchino, sì. L'hai mangiato. Ma 9 minuti di sonno. Ci siamo svegliati. Pomene. Sono un quarto d'ora nonno, di sonno. Nonno, copri nonno, copri fa sonno, coprilo nonno. Mezza, mezza, guardala. Tieni mezza. Le coperte. Copriti nonno che è freddo, copriti. Guastichina. Così? Copriti, no. Andiamo su dalla mia sorella ora. Mi fanno guidare a me. Ma vuoi guidare a te? Voglio guidare io. Te regge questa, Fra. Dai, reggela. Là il fazzolettino che pulisco una vita a me. No. Andiamo su dalla mia sorella. No. Tienlo fermo, Aspetta, ma se... Ma devo riprendere? Dai, ma basta, su, dopo la riprendo. Rimettiti sta cosa. La cintura, si... Dove siamo? Dalle cuginette. Ah, ora va là. Emily, con le cuginette. Guarda la nonna che c'ha. Con le cuginette. Sì. Ora fatta poi io, Mamma, dove c'è la babbo le patate? Via, non gliele dico. E te la patata dove ce l'hai? Dove ce l'hai te la patatina? Non si dice. Mamma, come gli fai te? No. Ormai automatico. Come quella canzone, gambe, testa, ginocchio e piedi, ginocchio e piedi, come dice quella, ecco, così fa lei. Crescia. Perché ti tieni tu? Vieni tu a questo. Stava lì. No, vabbè, siamo state un pochino dalla mia sorella, ora si ritorna giù dalla mia mamma, con le bambine, con le sue cuginette, perché sono le figlie della mia nipote, quindi... che l'avete vista anche nel matrimonio, nel compleanno di Teresa, quando ha fatto il 18esimo e via. Oddio. Senti che risarella. Dai, che puttino, di questo che sempre per me è il veleno. Che poi profumano. Come fa a mettere il bacio? Ma lei tutto un bocca. Sta mani, una bottiglietta di profumo. C'è una cacca profumata. Ferma, Lady. Lady, fermati, pettina la Emily. Vieni. Tenta, ci sono le buche qui, Emily. Piano. Tenta. Ma quella è la spazzola che ha pulito il cane. Sì, ci spazzola la Lady noi, vero? Spazzoliamo la Lady. Lady, vieni che ti pettino, diglielo. Vieni, ti pettino. Ancora una pettina più. Che fa nonno Lallo? Nonno, chiamalo. Nonno. Vedi, bravo nonno. Lavora vecchio. Non l'hai messi bene. I fiori, vedi dove stanno? Davanti devono stare. E poi? I fiori questi devono stare davanti. Sì. Anche lei, vedi, lo sposta? Vedi? Senta che fa la bua qui, Vedi che c'è il muro? La manina a nonna. Nonno. Zeddi. Poi Zeddi. Zeddi, rigante. Zeddi. Fermati, pettina la Emily. Brava, Mimma. Vedi? Brava, Emily. Brava. La pettini? Nonno l'ha messa a posto. I vasini? La pettini, la Lady? Lady. Chi ce l'ha buttata lì le cicche? Ecco, ole. Con
Eccoci qua ragazzi, allora noi si parte, si torna a Badia. Io vi ringrazio per essere stata con me, vi mando un bacione grosso, ci sentiamo penso domani. Devo andare in ospedale a fare il prelievo del sangue, insomma l'analisi del sangue, però vi porto con me. Ciao.